cammino è un viaggio con se stessi, ma soprattutto un incontro con le persone, e quindi il vero cammino secondo me non è tanto i posti che vedi, che sono chiaramente bellissimi, la nostra Italia è spettacolare, ma poi alla fine quello che mi rimarrà del cammino saranno gli incontri. Da Palermo ad Aosta a piedi per sostenere Emergency, è questo il cammino di Roberto Gorini, che oggi ha fatto tappa ad Indicatore per visitare il mosaico più grande del mondo. Una ragazza che era stata qui e appunto a Indicatori a lavorare con Andrina mi ha ospitato una sera a casa sua, e chiacchierando mi ha detto assolutamente che dovevo passare da qua, e da quel momento in poi ho contattato Andrina e oggi finalmente dalla Sicilia ho camminato fino a Indicatore per vedere quest'opera meravigliosa. Il cammino di Roberto è iniziato lo scorso 23 febbraio e proseguirà sino a fine maggio. Sulle sue spalle solamente uno zaino con una tenda sino ad oggi mai utilizzata, un cambio ed un tablet. Poche cose, ma come dico sempre, anche le mie insicurezze. L'obiettivo di Roberto è quello di promuovere ed aiutare Emergency. È nato come un cammino personale, ma poi ho deciso di legarlo chiaramente a qualcosa di più importante del mio cammino, e quindi ho pensato all'associazione di Gino Strada per tutto l'impegno che chiaramente ha nel mondo e oggi anche in Italia. La prima tessera del mosaico di Andreina ad Indicatore è stata messa oltre 20 anni fa. L'opera, alla quale hanno contribuito artisti di tutto il mondo, è dedicata alla visione del profeta Ezechiele. Qui vengono abbattute ogni barriera politica, religiosa, di etnia. Qui siamo tutti uguali, lavoriamo a un progetto unico. Quindi ogni tessera è una tessera umana che però ha la sua unicità, perché rappresenta la persona che l'ha posata. Sicuramente è un messaggio, perché comunque il fatto di unire le forze, di incontrare, di incontrarsi, in questo caso nell'opera, nella realizzazione dell'opera, e nel mio caso comunque incontrare le persone durante il cammino, è comunque un messaggio che viene portato avanti. Questo rimane fisso, fermo qua, il mio è un messaggio che si sta muovendo sulle mie gambe.